arrivati da Antenna Sud per il calciomercato, una puntata speciale perché in realtà dobbiamo andare anche a commentare quelli che sono stati i sorteggi dei calendari del campionato di Serie C, Girone C. Abbiamo già iniziato alle 19 commentando le prime giornate delle 6 pugliesi che disputeranno il campionato di terza serie, ma faremo ovviamente come sempre una capatina anche nel mercato di Serie B con il Lecce, ma anche in Serie D. Allora, senza perderci in chiacchiere, perché davvero abbiamo tantissimo da raccontarvi questa sera, il nostro appuntamento del calciomercato è un po' il proseguimento di quanto è andato in onda anche su Antenna Sud 85 questo pomeriggio, nel commentare appunto le prime giornate del calendario di Serie C, come dicevamo. E allora, per iniziare andiamo subito a vedere, a parlare di calciomercato del Lecce, e per far questo andiamo a collegarci con Matteo Bottazzo. Il Lecce che è reduce da un'amichevole ufficiale in Olanda che si è disputata solamente per una parte a causa del maltempo, ma facciamoci raccontare di più da Matteo Bottazzo. Al di là dell'amichevole ci sono state anche delle dichiarazioni importanti del presidente Saverio Sticchi Damiani. Allora, facciamo il punto della situazione in casa giallorossa con il nostro Matteo Bottazzo. Buonasera Matteo. Buonasera Cristina, sì, dichiarazioni importanti a margine della partita contro l'Ilversen che si è disputata per metà sabato pomeriggio in Olanda. Il presidente ha parlato di abitudine a viaggiare in Europa del Lecce, vorrebbe questo per il futuro della sua squadra. Tempo fa aveva già detto il presidente che se Iurlaro è stato il presidente della prima Serie A e Semeraro quello dell'affermazione nella massima serie, ecco, lui vorrebbe essere quello del passo successivo in Europa. È difficile dirlo oggi che invece è in Serie B, ma è un'ambizione che il giovane presidente giallorosso ha in questo momento e che ovviamente passa per il prossimo campionato in cui i giallorossi sono chiamati a disputare un ruolo da assoluti protagonisti. Per quanto riguarda invece il calciomercato, una trattativa è quella che riguarda il tema offensivo ex Fiorentina, in questo momento vincolato a Magerer, è un centrocampista norvegese di una mezzala praticamente, può giocare sia nei 4 in centrocampo ma anche come esterno alto d'attacco. Corvino lo aveva già conosciuto ai tempi della Fiorentina, non rivorrebbe nel Salento, non rientra più nei piani del club viola, su di lui ci sono anche altre formazioni del campionato cadetto. Bisogna capire quelle che saranno i prossimi sviluppi di mercato. Difficile però pensare che nella settimana di Ferragosto possa accadere qualcosa. Probabilmente tutti i discorsi di entrate potrebbero essere posticipati alla prossima settimana. Intanto la squadra ha ripreso a lavorare, è buttata in mezzo di riposo dopo la sostanza olandese, la formazione del Marco Baroni. Domenica pomeriggio, alle ore di posto, il giorno di Ferragosto, appunterà di Parma la promozione ducale di Gianluigi Buffon, che farà ancora tra i pali. Per quanto riguarda, parliamo al mercato, perché con tutta probabilità non ci sarà nella trasferta di Parma, adesso il capitano della promozione primavera, Sergio Matelli, il giocatore è in procinto di passare in prestito al Foggia. Non aveva già detto Marcello Corvino, sognava per lui una situazione Serie C. Insomma, perché c'è una non c'è migliore soluzione quella di andare a scuola di calcio da un maestro come Cedric Zeman. Grazie, grazie a Matteo Bottazzo. Naturalmente ci risentiamo alla prossima puntata, perché come sai il Lecce è sempre presente nel nostro calciomercato e non solo. Grazie ancora e buona serata. Ciao. A Matteo. Ciao Matteo. Bene, allora adesso ci caliamo anche in quelli che sono i commenti del calendario di Serie C, Girone C, e lo faremo tra pochissimo con la collega Claudia Carbonara, con la quale andremo velocemente ad analizzare le prime giornate, ovviamente non tutte, del Bari che inizia questo torneo di Serie C con un obiettivo imprescindibile. Il Bari dovrà provare il salto di categoria direttamente dalla porta principale.
principale, quest'anno è vietato sbagliare per i biancorossi. Abbiamo sentito anche delle dichiarazioni di Flavio Insalata nella prima parte della nostra trasmissione, in cui abbiamo commentato davvero a caldo mentre era effettuato il sorteggio, veniva effettuato il sorteggio dei calendari. Allora, il Bari che sarà impegnato nella prima giornata con il Potenza, sembra un avvio tranquillo quello per i biancorossi, almeno sulla carta. Ovviamente si va a Potenza nella prima giornata, poi nella seconda giornata incontra al San Nicola la matricola a Monte Rosi, promossa appunto dal girone B di Serie D, e ancora poi a seguire c'è il Picerno nella terza giornata. Poi il primo big match con una squadra, con una big appunto, il Catania, arriverà alla quarta giornata. Si proseguirà poi ancora con il match con la Paganese in casa, poi c'è Messina-Bari, il derby con il Monopoli alla settima giornata, mentre per vedere Bari-Foggia si deve aspettare la decima giornata. All'undicesima un altro derby per il Bari, quello con la Virtus Francavilla al Giovanni Paolo II. C'è poi alla dodicesima un'altra gara importante, interessante e molto sulla carta molto impegnativa, quale è il match con il Catanzaro di Antonio Calabro, che è una delle compagini che sicuramente punterà alla vittoria finale di questo campionato alla pari del Bari appunto. E ancora il derby con l'Andria alla quindicesima giornata, alla diciottesima l'atteso derby con il Taranto, e poi alla diciannovesima appunto, all'ultima giornata di andata, c'è il match con il Palermo. E allora vediamo se abbiamo in collegamento la collega Claudia Carbonale. Ancora no, dice il nostro regista Gianfranco Melillo. Gianfranco, dimenticavo quasi il tuo nome. Allora, Gianfranco Melillo, pronto per questa regia? Vediamo un attimo se riusciamo a collegarci con Claudia Carbonale, altrimenti andiamo avanti e possiamo chiamare anche il direttore sportivo della Foggia e ci collegheremo subito dopo con Claudia per commentare quello che appunto è il calendario del Bari. E allora andiamo con il direttore sportivo della Foggia, Emanuele Belviso. Buonasera direttore, benvenuto. Buonasera a voi, responsabile dell'area tecnica. Benissimo, certo. È sempre tecnica, poi c'è il dietro per prima pausa, faccio il capo dell'area tecnica. Va benissimo. È giustissimo, e poi tra l'altro è sempre un lavoro sinergico indispensabile quello tra di voi. Come no? Allora andiamo a commentare Belviso, sì, questo avvio del Foggia, che sulla carta non sembra proibitivo, dico sulla carta, perché c'è un Monterosi matricola che, attenzione, le matricole sono sempre terribili, si dice, soprattutto perché vogliono ben figurare, ma per il Foggia non sembra un compito molto molto difficile, almeno nella prima giornata. Invece no, è finita quasi tanto la partita a Pavia e adesso stiamo tutti a cena e si parla proprio di questo, perché poi alla fine, come dicevi bene, cioè le matricole sono sempre quelle che poi alla fine danno un po' di fatica. Certo. Ah, noi bisogna rispettarle tutte le partite, oggi il mio problema diceva proprio questo a tavola, bisogna vincere prima con le piccole e poi con le grandi, per fare un campionato importante, perché poi alla fine se noi pensiamo ai derby, se non pensiamo al Monterosi o non pensiamo a squadre, insomma, diciamo, con delle piccole realtà, è sbagliato. Invece adesso la partita più importante, abbiamo la Coppa Italia, sapete bene, con la Paganese, il 21. Certo. Dopo bisogna concentrarsi proprio sulla partita del Monterosi, ma sicuramente poi dirà la sua il Monterosi. Poi ci segue la prima in casa, lo Zaccheria, invece con il Potenza. Ma in Potenza ogni anno fa squadre, sono anni che fanno squadre, diciamo, abbastanza importanti, organizzate. Fanno gli ultimi due anni, stanno facendo anche loro adesso il discorso giovani con il minutaggio, ma non dimentichiamoci che fino a due anni fa loro il minutaggio non lo contavano neanche, hanno avuto sempre giocatori importanti. È un campo molto molto difficile, sono campi di più.
come da noi, è una squadra molto, molto diciamo, da rispettare, una squadra molto difficile da incontrare. Torna il derby con l'Andria, è alla sesta giornata, si va allo Stadio degli Ulivi per questo derby e poi ovviamente sono tanti derby quest'anno con sei pugliesi, ci possiamo divertire abbastanza. Come consideri questo avvio comunque della Foggia? Ti aspettavi qualcosa di diverso o va bene così? No, guardi, stavamo abbiamo fatto un gran lavoro di tiro. Siamo stati un posto fantastico, un clima eccezionale. E poi la mia prima esperienza con Damon, vi posso dire che è stata fantastica. Vederlo allenare, vedere come lavorano i ragazzi è una cosa fantastica. Lui, poi sapete bene, ha un mezzo cuore, cioè quasi per Foggia, e allora adesso lui si sta rimettendo di nuovo in gioco, proprio in virtù che vuole far bene nella piazza di Foggia. Certo. Dobbiamo sempre la piazza. Come allora abbiamo fatto un gran lavoro. Oggi è stato un buon tempo, ma come tutti i tempi. Stiamo lavorando, abbiamo ancora il cantiere aperto, stiamo facendo qualcosa per modificare la squadra, anche per le funzionalità di tema, cercare di trovare il giocatore con la luce della sua funzionalità, ma attualmente siamo contenti della lavoro che è stato fatto. Come ha commentato il mister le prime gare da affrontare in campionato? Lo dicevo prima, abbiamo cominciato, stiamo cominciando a tavola, lui massimo rispetto per tutti, perché alla fine lui non fa difensore, lui mi diceva sempre che poi alla fine, quando aveva il gran forza, ci sono state, quelle grandi fanno sempre bene, quelle piccole, però bisogna sempre capire, perché poi bisogna capire che quando si incontra bene, ma si incontra il forza, anche le piccole certo. Danno tutto per cercare di far bene, no? Assolutamente. Allora, come oggi visto in Pavia una squadra di eccellenza, ma molto organizzata, ma poi vedevo i ragazzi che si impegnavano, perché alla fine hanno un maestro di fronte a loro e tutti cercano di metterti nell'evento, no? Volevano poi, fare bella figura. Bene, sì. Però sanno tutti che il Foggia è una grande realtà, una realtà in cui deve far bene, dunque alla fine. Ripeto, tutte le squadre, cominciando da Monterossi, saranno sempre partite bellissime. Grazie ad Emanuele Belviso per essere stato su Antenna Sud anche questa sera. Buona serata. Grazie. Bene, abbiamo commentato dunque l'avvio del Foggia alla luce anche di quella che è stata l'amichevole oggi con il Pavia. Avete sentito spunti importanti per Zeman, che ovviamente dall'alto della sua grandissima esperienza il maestro ha detto che effettivamente è una cosa certa, anche le matricole, anzi soprattutto le matricole come il Monterosi con cui il Foggia inizierà questo campionato, sono da rispettare, da affrontare con la massima cautela. Proseguiamo, restiamo in argomento perché andiamo ad ascoltare invece l'opinione di un collega, di un giornalista che segue il Foggia, che è Peppino Baldassarre, che si è reso disponibile anche dal suo luogo di vacanza per essere con noi, e vediamo invece proprio un giornalista come vede questa partenza del Foggia, se è d'accordo con Emanuele Belviso, se vede in maniera diversa appunto questo avvio, che cosa si attende soprattutto da questo torneo del Foggia. Vediamo se abbiamo al telefono il collega Peppino Baldassarre per il commento e poi proseguiamo anche con velocità la nostra trasmissione. Dobbiamo ancora andare a commentare la partenza della Bari appunto con la collega Claudia Carbonara tra pochissimo. Allora attendo delle indicazioni dalla regia per vedere se riusciamo ovviamente a chiudere l'argomento Foggia, un argomento interessante con una società completamente nuova appunto. Allora il collega Peppino Baldassarre, che disturbiamo dalla sua vacanza, buonasera e benvenuto ad Antenna Sud. Buonasera a tutti gli ascoltatori, buon Ferragosto e buon campionato a tutti. E allora, siamo nell'imminente, assolutamente sì, pronti via, si parte con un Monterosi Foggia e poi c'è un Foggia Potenza e poi via tutte le altre. Diceva il direttore Belviso che Zeman ha commentato questa sera a cena dicendo non è un avvio in discesa, bensì le matricole sono quelle a cui bisogna fare più attenzione. Sei d'accordo, Peppino?
No, io invece mi sarei preoccupato se avessi avuto il capitano della Roverino Vinici, per esempio, il Bari stesso. Certo. Invece il Bari ce l'abbiamo metà campionato e poi dalla terz'ultima all'ultima ci abbiamo il capitano della Roverino. Sì. Il Foggia deve capire che deve partire in quarta, deve cominciare a fare punti subito, anche perché ha su tre partite ne ha due in casa, quindi deve entrare nella pancia della classifica, deve proprio toglierci dalla zona di recessione ancora prima che inizi il campionato e poi deve perseguire il suo obiettivo, credo che sia puntare tra il quinto e l'ottavo posto, perché questo è un campionato dove non ci sono retrocesse. Quindi le favorite chi sono? I primi dei nove eletti dell'anno prima, no? Quindi Scalandaro, certo. Avellino e Bari. Tolte queste, chi ha fatto i playoff li vorrà rifare, come Foggia e Catania di quest'anno. Poi ci sono quelle che ci sono salvate e vorrebbero fare un passettino avanti per arrivare a quello playoff. E poi ci sono le neopromosse e le ripescate, certo. Che devono lottare per la sopravvivenza. Assolutamente, un girone di ferro quest'anno, ancor più degli altri anni secondo me, è mancata per fortuna per qualcuno, peccato per altri, la presenza del Pescara perché per area geografica l'hanno inserito nell'altro girone, tu come vedi invece questo, la vedi una cosa positiva o una cosa negativa che avrebbe dato più prestigio ancora a questo girone? No, io la vedo come una cosa equa e positiva, perché la latitudine non si discute. Certo. Pescara è più a nord di Latina e quindi deve stare nel girone B. Non vado a vedere il valore della squadra. Si è deciso di fare così. Un anno invece che cosa fecero? Esattamente nel 99-2000 in C2 misero il Sora al nord e l'Aquila al sud, sbagliando clamorosamente. E guarda caso l'Aquila fu promossa, era un anno in cui c'era il Foggia di Braglia che poi fu eliminato in semifinale però. Certo. Certo, allora andiamo a commentare velocemente, ho sotto gli occhi quello di cui parlavi prima, e c'è alla 10ª giornata Bari-Foggia, all'11ª c'è ancora un'altra gara Foggia-Taranto, esatto, un altro derby, insomma in due giornate due derby, ma ne avremo tanti di incroci con sei pugliesi ovviamente. Saranno 180... Infrasettimanale mi pare l'andata. Non ho ancora appurato davvero Peppino, se hai avuto questa... Sì, mi hanno detto che è un mercoledì, quindi poi dopo 4 giorni si gioca col Taranto. Ancora peggio! Sai che quando ci sono i derby, di solito chi gioca il secondo derby è avvantaggiato, perché la squadra che giocava domenica prima un derby, qualche giallo, qualche rosso lo può sempre rimediare. Assolutamente sì, beh insomma è un campionato in cui ci divertiremo anche quest'anno, hai detto benissimo che l'obiettivo del Foggia deve essere quello di almeno entrare nei playoff con l'avvio dell'era canonico naturalmente, adesso Foggia e con Zeman ovviamente in panchina si sogna. Foggia sta completando la squadra, manca ancora un centrale, lo stanno per prendere, forse manca un centrocampista, lo stanno per prendere, la squadra ormai è completa. Pavone è il vero valore aggiunto perché conosce i giocatori, sa chi va a prendere, poi Zeman con materiale buono riesce sì. a fare cose buone, l'unica preoccupazione è il portiere. Vabbè. Anche se oggi non ha subito gol, il Foggia ha vinto a Pavia 2-0, l'altra è rimasto sempre a subire gol. E allora però, è un buon segnale, è una buona indicazione intanto, ma il Pavia è una squadra di eccellenza, bisogna capire poi con la squadra sì. di alto spessore che cosa accadrà. Beh, prendiamo appunti e nota anche di questo che ci dice e poi ovviamente ci potremo risentire anche su questo argomento. Grazie al nostro collega Peppino Baldassare e scusami se ti abbiamo disturbato dal tuo momento di relax. Grazie ancora. No, non c'è nessun problema perché poi forse lo seguo anche dalla vacanza. Immagino, grazie ancora, buona serata, ciao. Buonasera. Ciao. Benissimo, allora andiamo in pubblicità per qualche istante, dopodiché torneremo, fra poco torneremo anche con il commento live di Giuseppe Laterza che abbiamo ascoltato nel pomeriggio, ma poteva commentare in quel momento solo la Coppa Italia, adesso andremo a commentare con il tecnico del Taranto anche l'avvio dei rossoblù tornati in Serie C, pubblicità. Ben ritornati al calciomercato in diretta da Antenna Sud, come preannunciato andiamo a commentare quello che è l'avvio del torneo della Bari che abbiamo già detto un po' tutti deve assolutamente provare a centrare il salto di categoria dalla porta principale quest'anno, vietato sbagliare secondo me l'imperativo categorico per i biancorossi questa sera, sono certa che è d'accordo anche Claudia Carbonara che vado subito a salutare e ringraziare
per essere stata con noi dopo una giornata non facile. Ciao Claudia, ben ritrovata. È stato un lunedì molto molto particolare per tutti noi, un lunedì che ha visto i calendari, che ha visto la composizione dei gironi, che ha visto la Coppa Italia di Serie C, le prime sfide, insomma Cristina, per noi che siamo calciofile poi tra l'altro sì, un gran bel lunedì, però in effetti come dicevi benissimo tu, il Bari deve assolutamente ammazzarlo questo campionato e se non ammazzarlo almeno vincerlo, perché questa sarebbe il terzo anno in Serie C. Aurelio De Laurentiis, quando prese il Bari, fu categorico, era ancora lui alla guida del Bari prima di affidare il club al figlio, disse: io porterò il Bari in Serie A in 3 anni. Non ci siamo, il Bari è ancora in Serie C, questa promessa che poi è una promessa di cuore, una promessa virtuale, non può essere così facile traghettare una società dalla Serie D alla Serie A, lo sa benissimo Aurelio De Laurentiis, anche perché lo ha provato con il suo Napoli, sulla sua pelle praticamente. Certo. Però è chiaro che ci sono delle aspettative, Cristina. Quest'anno tutti dicono che sia un girone difficile, secondo me non è così difficile quest'anno. Ci sono delle squadre comunque attrezzate come il Catanzaro, come l'Avellino, la Juve Stabia, il Foggia di Zeman. Prima ho sentito Peppino Baldassare che parlava di punti salvezza e poi tutto quello che viene. No, assolutamente no, con Zeman non si può parlare di punti salvezza. È chiaro che c'è questa mina vagante che si chiama Foggia, anche perché si stanno attrezzando. E quindi il Bari in questo calderone ha già un vantaggio, Cristina, perché la trasferta di potenza e l'esordio in campionato, però fino alla gara di Catania, contro il Catania, i biancorossi hanno questo calendario, diciamo, non difficilissimo. Almeno sulla carta, giusto? Almeno sulla carta, Claudia, perché si inizia con il Potenza, poi c'è il Monterosi in casa, voglio dire, potrebbe essere semplice. Tifosa del Monterosi, Cristina, sei molto tifosa del Monterosi. No, effettivamente no, però è una matricola, bisognerà capire come si allestirà il Monterosi, poi c'è il Picerno Bari e poi c'è la quarta, la prima big, oltre appunto al Bari, c'è questo Catania Bari. Mi salta all'occhio anche il derby con il Monopoli alla 7ª giornata al San Nicola e ancora Bari Foggia alla 10ª, l'11ª Virtus Francavilla Bari, subito dopo Bari Catanzaro, quindi c'è prima Taurino, poi Calabro, giusto per intenderci, no scherzo ovviamente, e poi c'è il ritorna il derby con l'Andria alla 15ª giornata, c'è il Bari Taranto alla 18ª, si chiude il girone di andata con Palermo Bari. Sono andata ovviamente a saltelli, Claudia, per questioni di tempo come puoi immaginare, ma sono andata a sintetizzare quello che sarà il cammino del Bari, che ad inizio torneo sulla carta sembra non complicato, poi pian pianino tutte bisognerà incontrarle, come si dice in questi casi, però effettivamente è una bella cavalcata. Sì, intanto bisogna vedere se davvero ci saranno i tifosi quest'anno, Cristina, perché è chiaro che con una San Nicola, con una percentuale di tifosi che è sicuramente superiore rispetto a quelli degli altri campi, perché la capienza del San Nicola non sarà di 56.000 spettatori, ma sicuramente di meno. Bisognerà vedere se apriranno la curva sud, però in percentuale è chiaro che il pubblico del San Nicola è superiore a quello, per dirti, della Turris. E quindi almeno il San Nicola dovrebbe diventare un fortino per i biancorossi, se è vero che vogliono mettere da parte dei punti per la promozione. Qualora non dovesse essere così, sarà difficile, perché è un campionato dai ritmi altissimi, dai ritmi che abbiamo già conosciuto lo scorso anno, ma che già si conoscono da 2 anni a questa parte, e sono sicura che con una vetrina così importante anche squadre che non sono proprio indicate come quelle che devono salire in Serie B saranno comunque agguerrite. Io mi riferisco anche alla Virtus Francavilla di Taurino. La Virtus Francavilla sta facendo una signora squadra, Taurino poi è un grande allenatore, di conseguenza secondo me non sarà facile per nessuno giocare a Francavilla, anche perché insomma adesso la Virtus Francavilla vuol mettere alle spalle un campionato che non ha visto neanche l'ingresso nella zona playoff, quest'anno invece vuole stupire. Quindi ci sono tante squadre che vedono la Serie C come una vetrina. E poi sicuramente, Cristina, avrai parlato anche di Chirelli, di quello che ha detto: non ci saranno più ripescaggi, riammissioni, questa è la sua proposta, non sappiamo se verrà accettata, però comincia a diventare tutto molto difficile. È un pantano questa Serie C, è bellissima, ma come quest'anno è stata bella la Serie C, con 6
società pugliesi partecipanti, però diventa un pantano, Cristina, e da questo pantano le squadre, le società che vogliono salire in Serie B devono assolutamente schiodarsi. Benissimo, io ti lascio ovviamente al tuo meritato relax serale. Quindi... Anche perché si sta bruciando la cena, Cristina. Va bene, insomma, vai, dovrei... corri, guarda, corri. La cucina, si sta bruciando la cena. Corri, mi corri, mi tocca salutare. Corri ai fornelli. Ciao Claudia, perché facciamo anche questo oltre che a parlare di calcio. Ciao Claudia, buona serata. Ci sono alcuni tifosi che dicono vai a lavare i piatti, per cui posso andare. Possiamo andare anche a lavare i piatti. Ciao Claudia, buona serata. Ciao, ciao ancora. Buon lavoro. Grazie. Ciao, ciao. Allora, proseguiamo velocemente il nostro cammino in diretta su Antenna Sud con il calciomercato. Abbiamo commentato con la collega Claudia Carbonara il cammino che dovrà affrontare il Bari in questa prossima stagione, ormai alle porte, e tra poco andiamo ad ascoltare invece le dichiarazioni di il tecnico della Taranto La Terza in occasione del post partita con dell'amichevole con la Fragolese. Abbiamo commentato appunto l'avvio della Taranto con il derby con la Virtus Francavilla il 22 agosto prossimo alle 21 al Giovanni Paolo II per la Coppa Italia. E adesso invece vorrò commentare, ma brevemente, disturbandolo nuovamente, il tecnico del Taranto Giuseppe La Terza per commentare l'avvio di questo Taranto, naturalmente, e per capire come considera per esempio la prima gara da cui è attesa la squadra rosso-blu, che è la gara allo Iacovore in apertura di stagione con la Turris. Allora chiedo anche alla regia sì, anche di chiamarmi ovviamente in collegamento Cristian Cesario per commentare con noi più tardi anche in questa fase la nostra trasmissione. Abbiamo il mister al telefono. Mister La Terza, ben ritrovato. Effettivamente ci siamo visti poco fa, però intanto grazie per la tua disponibilità, per essere ancora con noi. Grazie. Allora mister, abbiamo prima commentato a caldo, ancora sul campo, l'avvio con la Virtus Francavilla in Coppa Italia, poi c'è il campionato che inizia proprio con la Turris in casa, e poi c'è un Taranto-Palermo già alla terza giornata. Come hai giudicato questo avvio? Beh, sicuramente è un avvio importante, perché la prima sicuramente la giochiamo in casa, e penso che questo sia un giusto merito alla piazza per il campionato vinto e per l'inizio di questa nuova stagione. Sicuramente in questo girone non ci sono vecchi dettagli, quindi tutto diventerà complicato, e quindi dobbiamo farci trovare pronti assolutamente. C'è chi attende questo match con il Catania, ma ovviamente per una questione storica passata. C'è chi attende il derby con il Bari, che in realtà arriverà, il derby con il Bari, non prestissimo, dovrebbe essere alla 18ª giornata. E poi ci sono tutti i derby, quello con la Virtus Francavilla a seguire, c'è la gara con l'Andria, insomma... prima parlavamo con il collega di Foggia di queste matricole, ma il Taranto, dicevi bene tu anche prima, non è una matricola, perché il blasone del Taranto non può essere definita matricola, ma comunque sulla carta lo è, e le matricole vengono definite terribili perché devono partire forte per provare a conquistare al più presto punti per la permanenza, e poi magari, chissà, l'appetito ben mangiando, mister. Beh sì, sicuramente iniziare bene è importante. Questo è un girone dove non ci saranno tanti derby, è un girone bellissimo, e noi come Taranto ci stiamo benevento e vogliamo lavorare bene questo per farci la forza all'inizio, e poi giocarci tutte le partite da Taranto, che è una piazza importante, e sono sicuro che faremo buone cose. Anche tu vedi un gruppo di squadre in questo girone C quest'anno che puntano direttamente alla promozione, vale a dire Bari, Catanzaro, non so, qualche altra, per esempio Palermo, sì, Avellino senza dubbio. Vedi questo gruppone che potrebbe staccarsi dal resto delle squadre, oppure lo vedi un po' più equilibrato? Dipende tutto dall'avvio, ovviamente. Beh, sicuramente sono squadre attrezzate, costruite per vincere,
però sappiamo benissimo che vincere non è facile, bisogna vincere sul campo e quando si vanno ad affrontare squadre tra virgolette matricole o squadre meno accettate non è mai facile, bisogna essere bravi a assicurare un momento di difficoltà e giocarsi tutte le partite al massimo. In questo girone onestamente non vedo partite facili. Bene, grazie mister, ti lasciamo ovviamente con il suo ritiro che continua, grazie ancora e buona serata, ciao mister. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Ringraziamo mister La Terza per essere stato ancora con noi. Tra poco dovremo avere anche Cristian Cesaro nuovamente collegato, è stato con noi nella prima parte della nostra trasmissione sui calendari e adesso con lui andiamo anche a considerare questa parte della trasmissione del calciomercato. Abbiamo ancora 30 minuti per stare insieme e tra poco andremo a commentare anche l'avvio della Fidelis Andria. Andria che torna in Serie C dopo tre stagioni e allora andiamo a vedere qual è l'avvio proprio dei federiciani nel prossimo torneo ormai alle porte. Allora andiamo con ordine, vediamo la prima giornata. La Fidelis Andria è impegnata in casa con la Juve Stabia. Nella seconda giornata invece la squadra di Panarelli sarà impegnata, la andiamo a cercare velocemente perché non le abbiamo ancora viste tutte. Allora l'Andria nella seconda giornata è impegnata con chi, Cristian? Non ce l'hai sotto mano neanche tu. Con il Catania, ho 300 partite in testa. Che... Anch'io, quest'ora sì, c'è Catania Fidelis Andria, ecco. Catania. Il Catania Fidelis Andria che sicuramente sarà un bel esame per la squadra di Panarelli e poi c'è nella terza giornata il derby con la Virtus Francavilla. Allora tra poco attendo il collegamento con il vicepresidente della Fidelis Andria Giuseppe Catapano, ma con te vado a commentare intanto l'avvio del Taranto così come avevo fatto già con il tecnico La Terza che non si è sbilanciato ovviamente con molta tranquillità. Tranquillità ovviamente con i piedi per terra, ha detto dobbiamo incontrarle tutte, quindi va bene così, bisogna cominciare, è bene cominciare certo allo Iocovone e magari con una parte di pubblico è già una cosa in più, Cristian. Beh, sicuramente sappiamo quanto l'effetto Iocovone possa galvanizzare i giocatori che scendono sul rettangolo di gioco. Vedendo il calendario del Taranto, un avvio tutto sommato sulla carta soft. C'è la Turris in casa appunto allo Iocovone, poi comunque subito una sfida con la neopromossa Campobasso in trasferta, poi questa sfida affascinante col Palermo di nuovo in terra pugliese e poi ci sono la trasferta di Pagani e le due squadre laziali che mette il calendario poi una dietro l'altra con Latina e Monterosi. Dopodiché comincia forse il periodo più delicato per il Taranto perché cominciano i derby, cominciano le grandi sfide, quindi si parte con la Virtus Francavilla che come dicevate anche poc'anzi, come abbiamo ribadito nel collegamento di questo pomeriggio, sarà la prima avversaria del Taranto nella stagione 2021-2022 con la Coppa Italia di Serie C. Poi ci saranno due derby consecutivi alla decima e l'undicesima giornata, prima allo Iocovone la Fidelis Andria di Panarelli, quindi sfida dell'ex, poi si va a Foggia, poi rush velocissimo con Potenza, Avellino, Monopoli, Catania, senza poi andare a pensare a quella che è la 18ª giornata che forse certo. La sfida che in arriva allo Ione si attende più di tutti, quel derby col Bari che è una sfida attesa oltre 32 anni e che dopo tantissimi anni torna appunto allo Iocovone. Io mi soffermerei, Cristina, se mi permetti, su quelle che sono le ultime 5 giornate del Taranto. Sì, un attimo solo, ti blocco un attimo, Cristian, torniamo a parlare tra pochissimo perché non vorrei trattenere molto al telefono il vicepresidente della Fidelis Andria, Giuseppe Catapano, gentilissimo, che ha accettato il nostro invito. Buonasera, vicepresidente. Buonasera a tutti. Allora, andiamo velocemente a commentare questo avvio della Fidelis che torna dopo 3 stagioni meritatamente in Serie C, seppur con il ripescaggio lo avrebbe meritato veramente anche sul campo. E allora, e non è piangeria, vicepresidente. Allora, si parte con la Juve Stabia per seguire nella seconda giornata già con una Catania Fidelis Andria, quindi già un primo esame importante per voi e poi
si prosegue con il derby con la Virtus Francavilla, però alla Sala degli Ulivi. Che avvio è? Come lo avete giudicato? Ma è un avvio, diciamo, pieno di difficoltà, perché la Università è una squadra che l'anno scorso si è posizionata tra le prime. Catania è un campo ostico per tradizione, abbiamo anche qualche problema di tifoseria con i catanesi. E poi le altre partite che ci hai citato sono tutte partite, diciamo, importanti. Noi le affrontiamo con lo stesso atteggiamento con cui abbiamo affrontato il campionato dell'anno scorso. Atteggiamento propositivo, praticamente coperti, impostati. E poi vediamo, man mano che ci affrontano le partite, vedremo anche l'obiettivo che ci dobbiamo porre. Solo dopo le prime partite che abbiamo conosciuto un po' la nostra forza e quello degli avversari, e ci porremo un obiettivo. Ecco, adesso, come dire, noi fondamentalmente, almeno io, ogni partita si parte sempre per vincerla. Assolutamente. Quel campo dice il suo verdetto e lo cercheremo. Tra l'altro c'è una grande soddisfazione per questo ripescaggio in Serie C, come dicevamo prima, un campionato veramente eccellente, quello disputato dalla Fidelisandria, che avrebbe meritato già la promozione sul campo, non è venuta, poi c'è stato il ripescaggio, si festeggia ancora probabilmente per questo obiettivo raggiunto. L'obiettivo però di quest'anno, a questo punto, sono sicura e ho pochi dubbi sul fatto che l'Andia in primis punterà a consolidare la permanenza in C. Quello è l'obiettivo che, diciamo, ci dobbiamo porre come minimo. Però ripeto, io per come sono io, che sono un tifoso da tantissimi anni, e conoscendo il nostro mister, noi facciamo le partite con un atteggiamento vincente. Noi poi è chiaro, come ti ho già detto prima, dobbiamo valutare la nostra squadra, che la dobbiamo ancora comporre, visto che siamo stati in bilico fino a due giorni fa. Certo. E quindi anche la preparazione che faremo, nel senso che la Coppa Italia ci servirà come preparazione ad affrontare un campionato veramente impegnativo, perché è costituito da squadre che hanno militato per molti anni in Serie A, lo sapete benissimo, Catania, certo. Palermo, anche il Messina, certo. Sono squadre, Bari, Foggia, veramente un campionato prestigioso per noi. Assolutamente sì, allora l'augurio è quello di buon lavoro in questa fase di ritiro, grazie al vicepresidente della Fidelisandria Giuseppe Cattavano per essere stato con noi in diretta su Antenna Sud a commentare questo avvio della Fidelis, grazie e buona grazie serata. Grazie a voi. Grazie ancora. Torniamo da Cristian Cesario, stava chiudendo il discorso sul Taranto delle ultime 5 giornate, giusto Cristian? Ho perso Cristian, speriamo di praticamente... Eccoti, vai. Sì, esatto, Cristian, il Taranto ovviamente nelle ultime 5 giornate affronterà in sequenza Catania in trasferta, Juve Stabia allo Iocovone, trasferta allo Scoglio di Messina, poi allo Iocovone Taranto Bari e poi in chiusura Picerno Taranto, quindi sono comunque 5 partite infuocate, e tu sei meglio di me che l'hai vissuta molto di più la Serie C negli ultimi anni, quanto le ultime sfide del campionato siano in palio di punti non preziosi ma di più, punti da oro colato, punti importantissimi per quanto riguarda la salvezza. Quindi una squadra come il Taranto, che è un po' come la Fidelisandria, ha ambizioni direi tutto di salvezza, di permanenza nella categoria, certo. Sarà importante arrivare a quelle ultime 5 gare nel migliore dei modi, magari già con un piede e mezzo ovviamente in una zona stabile di classifica, perché poi alla fine può accadere davvero qualsiasi cosa, e soprattutto ci sono due scontri diretti come Messina e Picerno, che sono due comunque neopromosse barra di ammessa, che possono essere importanti per il computo del campionato e della classifica finale. Allora ti chiedo di attendere anche ai nostri telespettatori un minuto di pubblicità, a tra poco.
Tornati in diretta con il nostro appuntamento con il calciomercato su Antenna Sud. Questa sera è un po' speciale il nostro appuntamento. Stiamo puntando l'attenzione più che sulle trattative, su quelli che sono i commenti ai calendari di Serie C, Girone C, ma ovviamente abbiamo anche qualche collegamento di calciomercato con la D. Abbiamo ascoltato anche in apertura il mercato del Lecce. Allora andiamo adesso a lanciare lo stralcio di una dichiarazione del direttore sportivo della Virtus Francavilla, Angelo Antonazzo, intervistato proprio a caldo sull'avvio dei biancazzurri alla sesta stagione in Serie C. Però subito dopo, adesso vediamo di riuscire a parlare quindi di calciomercato. Regia, gli stralci li lasciamo quindi in chiusura della nostra trasmissione. Ne abbiamo due della Virtus Francavilla, ascoltiamo Angelo Antonazzo, e del Monopoli dovremo ascoltare le dichiarazioni di Marcello Chiricallo. E allora andiamo a collegarci con Andrea Corallo, che è il direttore sportivo della Nordò. Andrea Corallo, dal ritiro di Camignatello Silano, farà il punto della situazione in casa neretina anche sul fronte mercato. Il Nordò, che sta essendo una ottima squadra di categoria e forse di più, come stai seguendo un po' il mercato del Nordò, Cristian? Cosa ti sta sembrando? Si sta cercando di mettere a disposizione di Mister Ciullo una rosa importante, una rosa di categoria. Il ritorno di un giocatore come Cavaliere è comunque un acquisto importante, dopo comunque aver trovato un minutaggio in quel di Fasano nelle passate stagioni. Perde uno dei prezzi pregiati, che la Tornos, che lo scorso anno è stato devastante, quindi bisognerà comunque vedere adesso insieme al... se il DS Corallo riuscirà a trovare qualche altro pezzo pregiato, a scovare qualche altro talento da poter poi valorizzare in intera Salentina. Parte un nuovo ciclo, perché ovviamente la squadra del presidente Donadei con mister Danucci lo scorso anno ha fatto un grandissimo campionato, un grandissimo cammino, andato poi a essere influenzato verso il basso nelle ultime giornate a causa dei tanti casi Covid che ha subito il Nardò e soprattutto delle tante partite ravvicinate. Se non erro, il Nardò giocò qualcosa come 9 partite in un mese e mezzo, quindi si può ovviamente immaginare gli sforzi fisici della squadra neretina nello scorso anno. Il Nardò che nascerà quest'anno sarà comunque un Nardò molto giovane, un Nardò che cercherà di dire la sua e di dar fastidio comunque alle corazzate che sono senza dubbio il Cerignola, ma credo che anche il Casarano possa dire, seppur sia partito con un filo più basso, un po' meno in sordina rispetto alle altre, la sua fino alla fine del campionato. E allora andiamo a collegarci con Andrea Corallo direttamente dal ritiro di Camignatello Silano. Direttore, che temperatura c'è a Camignatello questa sera? Buonasera. Ciao Cristina, buonasera. Ciao a tutti, buonasera a te e agli ospiti. Allora c'è una temperatura gradevole qui a Camignatello, a dispetto, mi dicono, delle temperature africane del Salento. Ti dicono bene, oggi abbiamo sfiorato i 40 gradi un po' ovunque. Allora, qua siamo bene, no? Nella meravigliosa scenario dell'hotel Miranda di Camignatello Silano, un posto che conosco e che sinceramente mi ha colpito in positivo, ti chiedo intanto di andarmi a fare un bilancio di quello che è stato questi sono stati questi giorni di lavoro per la tua squadra e che cosa dobbiamo aspettarci ancora dal mercato. Ah, sicuramente sono stati giorni positivi, ragazzi hanno svolto un lavoro eccezionale sotto gli occhi attenti dello staff tecnico. Il programma in questo periodo sai che prevede dei carichi di lavoro importanti, quindi i ragazzi stanno lavorando benissimo, siamo veramente contenti dello spirito e del gruppo che si sta creando, c'è una bella armonia e questo ci fa ben sperare per il futuro, per l'inizio di questo campionato che come sai è difficilissimo, quindi grande fiducia, grande entusiasmo. Ecco, mi hanno detto, non so se risponde a verità, un'indiscrezione, che il ritiro del Nardò potrebbe prolungarsi ancora di 8 giorni, però a quota un po' più bassa, o sbaglio? Vero, stiamo dando insieme col mister, con lo staff, col prof, con lo staff medico, la possibilità di non finire venerdì, ma eventualmente di fare un'altra settimana, scendendo un po' di quota, altura, quindi, certo. Sì, un po' di quota, di altezza, quindi
Vediamo, questa settimana decideremo perché con i caldi che sta facendo qua Certo. diventerebbe veramente difficile poi proseguire la preparazione, la seconda parte che è fondamentale forse più della prima. Sono d'accordo con te. Sul fronte mercato cosa ci dobbiamo attendere ancora? Ah, il fronte mercato, ti do una notizia in esclusiva, Vai. da poco ha firmato con noi Pasquale Porcaro, un difensore centrale di grande esperienza, classe 88, un giocatore che stavamo inseguendo da un po' di tempo, dovrebbe andare insomma a completare il pacchetto arretrato che avrà a disposizione mister Ciullo. Benissimo, grazie naturalmente per Sì. questa notizia in Ti ho esclusiva. dato un'indiscrezione perché il ragazzo ha firmato da un'ora qui in ritiro e quindi te lo confermo. E io ti ringrazio per averci scelto per l'esclusiva. Allora, io ti saluto naturalmente e saluto tutto l'entourage del Nardò e buon proseguimento con il vostro ritiro, ma ci risentiremo ovviamente come sempre, prestissimo. Ciao da Andrea Corallo, Grazie Cristina, ciao, ciao, grazie a buona voi, serata. buon lavoro e grazie per l'attenzione. Grazie Grazie. ancora. Bene, allora, Cristian, abbiamo avuto anche la notizia in esclusiva dal Nardò, quindi c'è questo difensore centrale di esperienza che arriva. Io credo che il Nardò, nonostante ovviamente si dica, ed è giusto che si dica, che punti prevalentemente a prima la salvezza e poi migliorare l'ottavo posto della scorsa stagione, avrebbe le potenzialità. Poi, ovviamente, mano a mano anche di fare qualcosa in più. Che dici? Beh, la conosciamo ormai qual è il diktat della società salentina. Partire con profilo basso, testa bassa e pedalare, e poi, se possibile, togliersi tutte le soddisfazioni possibili e immaginabili. Sicuramente sappiamo anche quanto è ambiziosa una persona come il presidente Donadei, che lo scorso anno ha assaporato anche i primi posti della classifica nel girone H prima dell'ondata Covid. Io sono convinto che Nardò comunque sarà una di quelle squadre che potrà dare filo da torcere alle big del girone fino alla fine, e condivido pienamente il tuo pensiero. Chissà se non possiamo poi ritrovarcela nelle ultime giornate di campionato a giocarsi qualcosa di importante. Sarebbe davvero un risultato importante poi per la piazza salentina. Assolutamente sì. Allora, siamo quasi in chiusura e vi avevo già preannunciato che vi lasceremo con due stralci, uno che è il sunto dell'intervento di Angelo Antonazzo, direttore sportivo della Virtus Francavilla, a commento delle prime giornate della Virtus e poi anche di Marcello Chiricallo, direttore sportivo del Monopoli. Prima di far ciò però abbiamo ancora un intervento telefonico. Non so come presentarvi questo Brindisi, se è scuola di eccellenza o sì, scuola di eccellenza in realtà, perché è in attesa. Non ridere, Cristian, non ridere, scherzo. È il Brindisi che è in eccellenza, ma che attende ancora il miracolo del ripescaggio, un ripescaggio che potrà avvenire solo per probabilmente per soprannumero, per riportare cioè il campionato di serie D alla pari come squadra. Che vi parteciperanno, bisognerà capire, e questo lo si capirà solo dopo Ferragosto, quante delle squadre escluse dalla Serie C proveranno a ripartire dalla Serie D. Veramente un problema particolare per il Brindisi, che però, attenzione, continua a lavorare agli ordini di Mauro Chianese. C'è un gruppo di giocatori che attende solo di mettere nero su bianco una volta che si conoscerà il naturalmente campionato a cui il Brindisi parteciperà. E agli ordini di Mauro Chianese ogni giorno si lavora sia con i giovani ma anche con giocatori di più esperienza. E allora, ciao mister, ben ritrovato e benvenuto ad Antenna Sud. Salve, buonasera, buonasera a tutti. Allora, mister, partiamo da un dato e spieghiamo ai nostri telespettatori perché il Brindisi ha rinviato ancora una volta la partenza per il ritiro. Perché, non conoscendo ancora la categoria di appartenenza, forse la si conoscerà dopo Ferragosto, bisogna temporeggiare nella costruzione definitiva di questa rosa, è giusto? Esatto, hai detto perfetto. Ha fatto una giusta analisi, ma male che noi non è che ci siamo fermati, siamo insieme al direttore visione, al direttore sportivo Montella, stanno costruendo la squadra per ambire alla Serie D, perché noi ci crediamo, la società ci crede, quindi è doveroso dover attendere, cioè partire questa direzione di ritiro per poi dopo ritrovarsi, anche perché anche i calciatori attendono la Serie D, quindi ti potevi ritrovare ad andare sul ritiro con non la rosa al completo, quindi dobbiamo per forza di cose attendere.
Dovesse essere Serie D, tanto ovviamente c'è un po' di tempo in più perché si parte il 19 di settembre, quindi c'è tutto il tempo per allestire una buona preparazione. C'è qualche giovane in particolare che si è messo in evidenza in questi giorni con i vari raduni che state effettuando? E c'è invece qualche, come posso dire, colonna portante che vorresti mantenere e trattenere in bianco-azzurro? Allora, Cristino, fare dei nomi sarebbe anche un po' Certo. deleterio per quanto riguarda i giovani che lavorano da un'ora pedalare. Un normale che io ho fatto anche per tanti anni, per i giovani, ho diversi profili che insieme al direttore abbiamo tra virgolette, già bloccati, questo è un dato di fatto. Certo. E quindi si cerca di trovare quei giovani importanti di questo tipo per far bene in una piazza importante come Brindisi, sono tutti giovani di società importanti che investono sui settori giovanili. Mantenere qualche colonna, come diceva lei, invece no, perché noi ci ritroveremo in una rosa totalmente nuova e quindi anche questo, come dicevamo prima, si inizia il 19, però comunque quando vai a lavorare su una rosa tutta nuova, ci vuole un pochettino di tempo per poter Certo. anche acquisire dei dettami tattici, però Certo. lavoriamo, quando lavori con i giovani sono spugni, hanno sempre voglia di imparare, vogliono arrivare nel calcio che conta e quindi si mettono a disposizione e pedalano. A questo punto, per quanto è previsto la partenza per il ritiro, mister? Subito dopo la notizia della. Noi io, stando a quello che è accaduto anche in passato, dovremmo esserci dentro perché quanto prima il ballo va su al posto della Pistoiese o del Fano e rimane quella squadra in soprannumero che è il Bolzano e come è stato stabilito non possono Certo. essere dei gironi dispari e quindi Sì. Certo. tocca a noi rientrarci. E quindi una volta che c'è l'ufficialità, noi se in settimana questo dovesse accadere, noi faremo dei giorni giù a Brindisi anche per far conoscere un po' la città ai calciatori e per poi dopo andare su in ritiro dopo quella busta. E allora buon proseguimento e buon lavoro, mister. Ci risentiamo presto, ovviamente, appena arriva l'ufficialità e la notizia del ripescaggio, come tutti ci auguriamo. Buona serata, mister. Grazie mille, buonasera a tutti voi. Ancora, grazie. Allora, a questo punto chiedo alla regia se abbiamo la possibilità di mandare in onda lo stralcio di Angelo Antonazzo, direttore sportivo della Virtus Francavilla, a commento delle prime giornate dell'avvio dei biancazzurri di Taurino nel campionato che, pensate, alla prima giornata va a incontrare il Catanzaro e quindi già si scontrano l'allenatore e l'ex vice, cioè Taurino e Calabro. Vediamo. Beh, iniziamo forti, diciamo, perché comunque giocheremo innanzitutto fuori casa la prima, giocheremo contro una delle squadre che in questo momento ci sta muovendo di più sul mercato e cercherà di vincere il campionato. Quindi sarà un bel test per i nostri ragazzi, inizia il campionato, quindi vedremo come andrà a finire. Ecco, tra l'altro c'è anche questo esordio della stagione, questa apertura ufficiale della Coppa Italia nel derby con il Taranto. Dicevamo prima che sempre pur calcio d'agosto, comunque sarà una gara probabilmente notturna alle 21 con un fascino particolare. L'ultima volta finì 2-2 questo match al Giovanni Paolo II, ma al di là di quello che è stato il passato, che cosa ti attendi? Sicuramente sarà un buon test prima dell'inizio del campionato per vedere un po' a che punto è la squadra, quindi già questo sarà molto importante. È chiaro che le rose non saranno del tutto complete né per noi né per il Taranto, però sicuramente è un test dove ci teniamo come tutte le partite e quindi poi giocare di sera in casa sarà sicuramente molto bello. All'ottava giornata poi c'è già l'Avellino, insomma, non è facilissimo come può sembrare. In realtà quelle che sono indicate come le big si incontrano quasi subito, direttore. Sì, diciamo, queste sono le squadre che sulla carta devono cercare di vincere il campionato, Certo. però credo che sia un girone talmente difficile perché anche pensando al Messina, il Messina si sta muovendo tanto sul mercato, vediamo fino alla fine, mancano ancora tanti giorni, quindi credo che
le squadre si apprezzeranno sempre di più, perché più si avvicina all'inizio del campionato e più ci si mettono giocatori dentro. Quindi per dare una valutazione finale bisogna attendere la fine del mercato. Grazie, grazie direttore, naturalmente per la tua disponibilità, per essere stato con noi. Sulla via del ritorno c'è un altro allenamento congiunto con il Molfetta per mettere a punto ovviamente qualche tassello importante per Mister Taurino, giusto? Esatto, sì, giocheremo mercoledì, faremo un allenamento congiunto con Molfetta. Allora, questo era lo stralcio dell'intervista ad Angelo Antonazzo, direttore sportivo della Virtus Francavilla, effettuato proprio questo pomeriggio live a caldo mentre avvenivano i sorteggi dei calendari. Regia, abbiamo Chiricallo, così andiamo a chiudere la nostra trasmissione. Abbiamo Marcello Chiricallo, direttore sportivo del Monopoli, anche lui le dichiarazioni a caldo. Forte. Mi dice abbastanza scoppiettante, sì, piuttosto, piuttosto diciamo complicato. Sì, è vero. È normale che incontrare subito il Catania, che è una delle squadre secondo me più attrezzate del girone, ci comporta sicuramente delle difficoltà, sicuramente. Ma anche dico la trasferta di Torre del Greco, pure Avellino, sì, o Messina in calcio, tutte partite che secondo me sono abbastanza complicate. Alla quinta giornata però c'è già il derby con la Virtus Francavilla qui a Francavilla, a Francavilla Monopoli, quindi si inizia già con i derby. Sicuramente sì, però questo è un campionato sicuramente molto difficile per chi lo conosce, e pieno di insidie, soprattutto di piazze importanti, di squadre che vogliono vincere il campionato. Io ne posso già considerare quattro superiori alla media, sono Avellino, Catanzaro, Bari e Palermo, e poi ci sono tante insidie dovute da squadre che sono salite quest'anno e che si sono già attestate nel nostro campionato, come può essere per esempio la Virtus Francavilla, il Potenza. È un girone molto difficile, complicato. Direttore, avresti voluto incontrare un'altra squadra la prima giornata? È normale che posso dire sempre che uno ha piacere di incontrare quelle squadre che magari in questo momento sono in difficoltà, no? Che sono state, che hanno iniziato l'attività da poco. Però non vuol dire nulla, cercheremo di fare del nostro meglio, su quello è fuori dubbio. Quando eri mister avessi risposto una vale l'altra, tanto dobbiamo incontrarle tutte. Questo è anche vero, è anche bello dire, magari se hai un inizio sulla carta un po' più leggero ne saresti contento. Certo, però, certo. Va bene. Sappiamo che poi dobbiamo incontrare tutti. Grazie, grazie al direttore del sportivo del Monopoli, Marcello Chiricallo, per la disponibilità. Ciao mister. Allora, abbiamo ascoltato anche gli stralci, mi sono permessa anche di scherzare con un amico come Marcello Chiricallo, e allora andiamo a chiudere la nostra trasmissione. Io ringrazio Cristian Cesario per essere stato con noi questo pomeriggio, ma anche questa sera, è stata una valida, validissima spalla straordinaria. Grazie ancora Cristian e a presto. Grazie a voi, è sempre un piacere, buona serata a tutti. Grazie. Abbiamo chiuso il nostro appuntamento con il calciomercato, un po' particolare questa sera come avete sentito, perché abbiamo messo insieme il mercato della D e della B con i commenti del calendario di C. Ringrazio la regia di Gianfranco Melillo sia per questo appuntamento che per quello che abbiamo già effettuato in diretta alle 19. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata.